che io sono incazzato. E questa rabbia la trasmetto alla gente, per questo dico andiamocela a riprendere. Io sono ancora incazzato. Può darsi a qualcuno gli è passata, a me non mi passa. Perciò sono incazzato, con me è incazzato il presidente, con me sono incazzati i giocatori e spero che siano incazzati sempre nel lecito, e che se ne dica, tutti i nostri tifosi. Buonasera, benvenuti a Calcio e Calcio, 29esima puntata stagionale. Siamo in diretta come ogni lunedì qui dallo studio centrale della nostra Teleducato. Allora, ha riscosso non una presenza particolarmente massiccia, ma senz'altro ha suscitato grande clamore, grande attenzione l'iniziativa di protesta messa in campo dal centro coordinamento Parma Clubs e dai boys della Curva Nord ieri a Carpenedolo contro Tommaso Ghirardi. Tutto si è svolto in maniera molto civile, anche Bonaria e Gogliardica. Partiremo proprio da qui, dalla protesta di ieri, per fare una riflessione sul tifo e su come la città sta affrontando il post fallimento. Ma a proposito di post fallimento, cercheremo di analizzare e di capire qualcosa di più a proposito degli scenari futuri, e in particolar modo punteremo i riflettori sull'ormai famoso fondo nordamericano. Non sappiamo ancora se canadese, se statunitense, c'è in effetti poca chiarezza, ma punteremo le attenzioni proprio su questa soluzione che al momento viene data in pole position. Nella seconda parte poi della nostra trasmissione ci sbizzarriremo con quello che possiamo definire una sorta di toto dirigenti e toto allenatori, cioè anche attraverso l'aiuto della nostra grafica vi cercheremo di mostrarvi le diverse soluzioni possibili per quanto riguarda sia la B sia la D sul fronte della dirigenza e degli allenatori. Quali sono le figure che potrebbero fare al caso del Parma, che hanno le caratteristiche per ricoprire certi ruoli per il Parma del futuro, a seconda ovviamente dello scenario che si verrà a delineare. Quello che inizierà dopodomani, 1 aprile, è un mese assolutamente decisivo per il futuro del Parma. Di tutto ovviamente ne discuteremo anche attraverso l'aiuto degli amici a casa, pronto nella postazione social network e telefonate il nostro Lorenzo Fava. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao Michele, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come sempre ricordo, i numeri sono in sovraimpressione, aspettiamo tanti i vostri commenti. Accanto a Lorenzo Fava, di rosso vestito, Alessandro Dondi, postazione agenzie, internet, monitoraggio sui siti specializzati. Ciao Alessandro, buonasera, ben ritrovato. Ciao Michele, buonasera, rosso di sera, bel tempo si spera, speriamo sia un buon auspicio per il futuro del Parma. Speriamo davvero. Andiamo a presentare anche i nostri ospiti reduce dalla manifestazione di Carpenedolo, nella quale è stato anche coinvolto come uomo sandwich. I tifosi gli hanno anche addirittura messo un cartellone addosso con cui è sfilato per le vie del paese. Buonasera Gabriele Maio, direttore di StadioTardini.it. Buonasera Michele, buonasera. Insomma, a tutti. Scherzi a parte, Maio ha documentato nella solita maniera accurata ed impeccabile la giornata di ieri, come vi abbiamo mostrato anche grazie alle sue immagini nel nostro telegiornale di oggi. Accanto a Gabriele Maio, lo avete già visto inquadrato, fa parte della squadra dei nostri opinionisti. Buonasera a Marco Zambonini. Marco Zambonini è consigliere del Parma Club Mediolanum ed è un noto family banker, esperto in materia finanziaria. La sua presenza è particolarmente appropriata questa sera perché cercherà di farci capire, di far capire agli amici a casa quali sono le dinamiche intorno alle quali ruotano i cosiddetti fondi di investimento.
un compito nel quale ci aiuterà, e andiamo a presentare gli ospiti nell'altra ala del nostro studio, anche il collega Francesco Colonna. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. È un, oltre che ovviamente un tifoso appassionatissimo del Parma, è un giornalista specializzato in economia, scrive per diverse testate, tra cui cito le più famose Capital e l'Espresso Online, insomma ha una visione del mondo particolarmente aperta, ha vissuto a lungo in Brasile lavorando nel settore dei media. È così, Francesco? Sì, detto esattamente. Bene. Sei già stato nostro ospite, ci fa piacere la tua presenza, attento. Un po' meno piacere, no, sto scherzando naturalmente. La presenza di Enrico Boni. Buonasera Enrico, ben ritrovato. Cosa sono, Enrico? Sono, lo vedi cosa sono? Sono i tuoi gatti, no? Sono i soliti quattro gatti. Non si gatti. Vede bene lì. Non si vede bene. Sì, adesso sì. I soliti quattro sì. gatti. E io sto cercando di connettermi con i tifosi che sono andati a Carpenedolo, perché più o meno erano i quattro gatti. No, ci cioè sono le linee intasate, non riesco a connettermi. Io vorrei, mi domando... Che senso ha avuto questa manifestazione a Carpenedolo a fine marzo? A parte che io sono abituato che bisogna essere decisi con i forti e clementi con i deboli, andare a casa di Ghirardi adesso è ammettere la propria sconfitta, non il disfacimento di Ghirardi, perché siamo ampiamente fuori tempo massimo, roba... Non mi ricordo come si chiamava di cognome quel ciclista che una volta al Giro d'Italia c'era la marcia nera, la maglia nera. Giustamente, dico giustamente, sono andati in quattro gatti. Perché alla gente adesso, in questo momento, non gliene può fregare di meno ad andare Enrico, a casa di Leonardi. Se c'è chi ha ritenuto ieri di trascorrere una domenica all'insegno della gogliardia a Carpenedolo e lasciaglielo fare, sì, vedi, va bene così. Ho anche confuso. C'è chi è stato a casa, c'è chi la domenica va... quando c'è la partita allo stadio, c'è chi sta a casa a vederla davanti alla televisione, ognuno fa le sue scelte. A parte che adesso per par condicio bisognerebbe andare a casa di Leonardi, scusate del lapsus di prima, ma li confondo sempre. Cioè, ma non ha senso, cosa vogliamo dimostrare? Cosa vogliamo dire? Dov'era il centro coordinamento? Dov'è stato in tutti questi mesi quando io gli facevo una testa così? Bisogna manifestare, bisogna fare la marcia partendo dal Tardini, andare in municipio, muoviamoci. Unica nota positiva di questi ultimi giorni, noto un insolito silenzio da parte del sindaco. Dopo aver esternato a destra e manca le sue considerazioni, adesso il sindaco tace. In corso di puntata cercheremo di capirne di più su questo silenzio. Va bene. A tra poco, subito dopo la pubblicità. State con noi. Eccoci qua di nuovo in diretta, pronti a partire con il nostro dibattito. Allora... Iniziamo puntando le attenzioni sulla manifestazione dei tifosi del Parma ieri a Carpenedolo, manifestazione che ha riscosso una partecipazione tutt'altro che massiccia, erano tra i 120 e i 150 coloro che si sono recati ieri nel paese di Tommaso Ghirardi nella bassa bresciana, però ha riscosso grande attenzione, grande clamore a livello mediatico, una manifestazione dell'orgoglio crociato nei confronti di tutto quello di male che è accaduto nel Parma negli ultimi tempi e della gestione disastrosa di Tommaso Ghirardi. Allora, Gabriele Maio, il pubblico si è già diviso in due tipi di interpretazioni. C'è chi dice, ecco, avete visto? Questa più o meno è la fotografia in proporzione di quella che sarà il pubblico in Serie D il prossimo anno. Quando si spegneranno i riflettori del grande calcio, del calcio che conta, se il Parma, ovviamente speriamo di no, dovesse però ripartire dalla Serie D, la partecipazione insomma sarà ridotta ai minimi termini. C'è invece chi dice, beh, ma cosa c'entra la partecipazione di ieri con... la vitalità in generale dei tifosi, della comunità crociata? C'è chi ieri a Carpenedolo non è andato, non è voluto andare per scelta, ma che è disponibilissimo a fare l'abbonamento in Serie D, a seguire il Parma anche nelle serie minori. Quali conclusioni possiamo trarre da quanto è accaduto ieri, dalla manifestazione di ieri?
Ma obiettivamente non so dirti quanto possa essere significativo il numero dei partecipanti, questi 144 gatti presenti a Carpenedolo. C'è anche da dire che sono stati più inquietanti determinati numeri della tifoseria organizzata del Parma in trasferta in passato, anche in occasione di partite importanti, e sono molto curioso di vedere in quanti andranno a San Siro sabato, in occasione di questo sabato di Pasqua, per una partita comunque di cartello contro l'Inter, che chissà mai quando potrà essere riaffrontata dal Parma. La manifestazione di ieri è stata probabilmente un po' tardiva. Io immagino che se fosse stata fatta con un mese di anticipo, direi, no? Più o meno attorno al 16, al 17 di febbraio, laddove era stata bucata la seconda delle famose obbligatorietà, probabilmente, credo che tra l'altro in quei giorni c'era stato uno sparuto gruppo di tifosi che si era recato appunto a Carpenedolo in modo altrettanto, se non più goliardico rispetto a quello di ieri. Dicevo, in quell'occasione probabilmente si potevano mettere insieme più persone, probabilmente quando è stata rinviata la partita con il Genova, forse era quella la data giusta, anche perché ancora a caldo. Il primo marzo una cinquantina di tifosi andarono, sì, in occasione della mancata disputa di Parma-Genova. Però se anziché essere un evento circoscritto soltanto da alcune persone fosse stato allargato in quel caso all'intera comunità crociata, io credo che purtroppo, e questo è un retaggio che ci portiamo dietro proprio da questi anni, tante cose sono sempre state fatte in sordina, oppure dai soliti noti, oppure a gruppi. Allora, quando si parla di comunità crociata, la comunità crociata dovrebbe essere, 10.000 abbonati sono? Ecco, tutti i 10.000 abbonati dovrebbero essere invitati, non che ci sono quattro gatti, per fare la parodia di quello che diceva Enrico Boni prima, però, che si trovano tra di loro e partono. Sposta allo stadio attraverso, no, ma non, internet, non sto parlando, network, non sto parlando, organizzata, no, Michele, di... intendiamoci, non sto parlando di ieri, cioè che ieri non ci fosse partecipazione dopo un mese dagli eventi è un altro paio di maniche. Io dico, a suo tempo, quando sono andati gli altri a Carpenedolo, nessuno lo sapeva, o meglio, c'erano dei pissi pissi bao bao. Io non so neanche se fosse stata una manifestazione come quella di ieri organizzata e legalmente approvata dalla questura di Brescia. Apro una piccola parentesi. Trovo abbastanza ridicolo, se non inquietante, che sia stata accontentata, forse, immagino, non lo so, quella che sembrava essere una richiesta di Ghirardi di non far sfilare le persone nel paese lasciate circoscritte per la gioia del barista di Piazza Martiri della Libertà di Carpenedolo soltanto in quel punto, no? Cioè, quello che doveva essere un corteo è diventato un presidio. Alla fine, sì, qualche cittadino di Carpenedolo si è avvicinato anche a guardare quei cartelli che così in maniera simpatica Ruffini mi ha messo addosso a modo di sandwich umano. Cioè, intendo non lo so, cioè ci sono delle manifestazioni decisamente più pericolose che vengono organizzate dappertutto, arrivano su i 144 gatti di Boni da Parma a Carpenedolo con intenzioni culinarie o che gli si impedisce di transitare. Cioè, questo veramente lo trovo inquietante. Colonna, un nostro collega Riccardo Schiroli, tra l'altro su stadiotardini.it, nei giorni scorsi scriveva: invece che organizzarsi per andare a Carpenedolo, i tifosi magari avrebbero dovuto gremire lo stadio Tardini per l'ultima partita Parma-Torino, o fare in modo che le prossime partite in casa facciano il pieno per portare più soldi nelle casse societarie a disposizione dei curatori. Qual è il tuo giudizio sulla partecipazione di ieri, sul senso di questa manifestazione, sullo stato d'animo anche della comunità crociata? È una visaglia di quello che potrebbe accadere il prossimo anno? Ma secondo me non è una visaglia di quello che potrebbe accadere il prossimo anno. Il prossimo anno accadrà che, se non si riesce a salvare il titolo sportivo, come io spero, si finirà in Serie D. In Serie D avremo molti meno spettatori, ma non saranno certamente 150. Abbiamo l'esempio di altre città
a delle dimensioni di Parma che sono fallite ripartendo dai dilettanti e che sono riusciti e che riescono ad avere normalmente alcune migliaia di persone. Sono città che magari hanno anche una buona tradizione calcistica, ma non hanno il blasone che comunque il Parma ha ottenuto negli ultimi 25 anni. Non credo che esista una alternativa: o si va a Carpenedolo o si va alle partite per aiutare i curatori fallimentari. Si possono fare tutte e due le cose. A Carpenedolo certamente sarebbe stato meglio andarci prima, non perché si sarebbe ottenuto granché, ma ricordo che quando fu fatta la manifestazione davanti allo stadio Tardini, insomma, sì, si era a Parma, ma era una gran brutta giornata di pioggia, la presenza fu molto più consistente. Il problema è che quando poi passa il tempo, le cose... il tifoso è stanco, il tifoso a Parma è estremamente stanco di questa situazione e adesso si rivolge ai problemi, cioè chi comprerà, chi non comprerà, quanto costerà l'asta. È umano che pochi vadano. Quanto al discorso, per concludere, di Gabriele sul fatto che si fa a gruppi, vorrei dire che è un po' così, una caratteristica un po' di tutte le piazze calcistiche. Esistono gli ultras, esistono i club organizzati, non esiste, penso, nessuna piazza una rappresentanza di tutta la comunità che si stringe attorno a una bandiera. E questo è per la difficoltà anche un po' italiana di fare sistema, difficoltà che tra l'altro si sta manifestando anche per la questione dell'acquisto della squadra, perché sarebbe bellissimo invece che tutte le forze cittadine si unissero e costituissero una cordata, cosa che all'estero avviene. Io non sono un esterofilo, non amo assolutamente la moda di flagellarmi in quanto italiano, però è vero che è una nostra caratteristica, perché voi pensate non tanto all'azionariato popolare che avrebbe un valore solo simbolico, certo, ma al fatto che le tante realtà istituzionali e industriali parmigiane partecipassero al modello, sì, Bayern. Non si sono mosse allora, quando andava bene. No, ma infatti... adesso. Io sto dicendo che sarebbe bello, ma ce ne sono di cose, ma certamente, che sarebbero belle, ma non è nel DNA, quindi non bisogna stupirsi. Voglio dire un'altra cosa e poi concludo. Bisogna riconoscere comunque alle persone che ieri sono andate, al di là delle modalità che possono non essere state efficaci o della tempistica, che è gente che c'è sempre, e questo ogni tanto va ricordato. Purtroppo c'è esserci gente nuova rispetto al solito. Ho notato che c'erano nuova. Molti del Parma Club Toscanini, ad esempio, che quindi immagino possano magari avere collaborato forse insieme, però ho visto anche delle presenze differenti rispetto al solito. Facciamo così, pur nei piccoli numeri. Enrico, vengo subito da te, no, da Marco Zambonini, tranquillo. C'è una telefonata che sta attendendo da un paio di minuti. In linea, allora, il suo nome e da dove ci chiama? Buonasera, sono Enrico. Buonasera Enrico, ben ritrovato, era un po' che non ci chiamava. Lei c'era a Carpenedolo, Enrico, ieri, no? Assolutamente no, perché io sono d'accordo con Boni. Il baffo, quello che dice di rappresentare tanti tifosi del Parma, non rappresenta nessuno, rappresenta solo se stesso. Lui, quando già si parlava che Girardi non pagava, era ancora lì a tirargli il pelo e a ruffianarselo. Quindi io mi dissocio assolutamente da essere rappresentato come tifoso del Parma da uno come Manfredini. Grazie, arrivavo un po' distante. Io mi auguro che a casa abbiano sentito bene. Ovviamente, insomma, non ci piace parlare degli assenti, ma raccogliamo naturalmente l'opinione, lo sfogo del telespettatore. Allora Lorenzo, prepara due o tre sms, sentiamo se da Alessandro Dondi dopo c'è anche qualche novità. Enrico Boni, il tuo pensiero l'abbiamo capito, poi andiamo da Zambonini e chiudiamo il discorso su questo.
Cioè, sei saltato da me a Zambonini? Non ho capito. No, diciamo, il tuo pensiero lo sappiamo. Sì, il mio pensiero lo sapevo, però hai detto una cosa che vorrei anche per dire qualcosina anch'io, certo. Perché altrimenti mi addormento. Allora, non ho capito chi è stato che ha Schirolli, chi è stato che si è... Chi è? Ma chi è? Collega giornalista. No, scusate. No, non ho capito. No, ma è importante, Angela, Enrico, no, scusa, non lo conosco, Enrico, posso non conoscere Enrico, questo giornalista. Però la trasmissione non scusate, se no poi la trasmissione non la facciamo qua in questo studio. Ci sono, c'è qualche migliaio di persone a casa, per cui, ecco, evitiamo di... Mi rifaccia quello che hai detto tu, se posso parlare. Cioè, non ho capito. Questo qui hai detto tu, ha auspicato, in riferimento una massiccia presenza al Tardini. Nelle prossime partite. Ma chi? Ma quando? Ma perché? Vabbè, lasciamo stare. Marco Zambonini. Sì, Michele, guarda, io sono d'accordo sostanzialmente con quanto detto da Colonna, nel senso che la tifoseria di Parma si è sempre contraddistinta negli anni per correttezza e fair play, diciamo così. Quindi o si sceglieva la strada che è stata comunque percorsa ieri di una manifestazione goliardica, oppure si andava direttamente a Carpenedolo con le spranghe, i bastoni, qualche mese fa, e la si faceva pagare a chi ci ha messo in queste situazioni. Quindi penso che sostanzialmente la scelta fatta sia quella giusta e che comunque l'anno prossimo, come sostenevi tu, non ci siano ripercussioni da questo punto di vista, cioè 150 persone allo stadio l'anno prossimo. No, chiaramente io facevo un discorso di proporzioni, ecco. Non era la preoccupazione delle 150 persone, però c'è chi mi ha scritto, chi si è rivolto alla nostra redazione per dire insomma, l'evento di ieri, la manifestazione di ieri ha raccolto così poco seguito ed è in proporzione la fotografia di quello che potrebbe accadere anche l'anno prossimo. Resto da Marco Zambonini per introdurre l'argomento successivo, perché dalla protesta passiamo all'analisi degli sviluppi degli scenari futuri. Allora, come recita la grafica in alto, futuro Parma e fondo nordamericano, arriva tra qualche istante. La domanda che ti faccio e che in tanti ci fanno in redazione, che cosa si intende, Zambonini, per fondo di investimento e per un fondo private equity, che è quello che dovrebbe rilevare o che quantomeno è interessato a rilevare il Parma, e quali sono le dinamiche che possono spingere una realtà finanziaria di questo tipo ad investire in una realtà come il Parma, Serie B, non tantissima visibilità, tante difficoltà. Sì, allora sostanzialmente un fondo comune di investimento è uno strumento finanziario suddiviso in quote alla cui capo è una società che si chiama di gestione del risparmio. Questa istituisce e gestisce il fondo comune nel quale affluiscono i risparmi, i soldi sostanzialmente della collettività. Possono, diciamo così, investire sia risparmiatori privati come me e te, ad esempio, sia invece investitori istituzionali. Nel caso di fondi di private equity ci sono degli investitori istituzionali che si prendono come obiettivo una società che viene definita target, che per loro ha delle possibilità di sviluppo nel medio e lungo termine, che frutta quindi una plusvalenza, diciamo così, porta dei ritorni agli stessi investitori. Ecco, il Parma è in queste situazioni, se vogliamo dirla, è possibile società target proprio perché è in una situazione debitoria pesante e probabilmente se con liquidità apportata da questi investitori si riuscisse a sistemare innanzitutto questa situazione debitoria e poi a ristabilire una normalità di gestione sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista economico, può risultare nel medio periodo, come tra l'altro anticipavamo prima durante la pausa con Francesco, un'opportunità importante per chi appunto va a investire. Zambonini, non siamo nelle aule della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma. Ma infatti non lo siamo. Qui stiamo a calcio e calcio. È inutile che ci spieghi come funziona il fondo, perché il tifoso a casa, specialmente in questo periodo, non gliene frega in bel niente. Sì. Tu devi semplicemente dire: i fondi di investimento sono una realtà finanziaria che non potrà mai entrare nel Parma perché non c'è collegamento. Te la cavavi in 10 secondi. Allora, ho detto l'esatto contrario. Te la cavavi in 10 secondi. Scusa un attimo, Enrico, scusa un attimo. Io lo sai che ho grandissimo rispetto nei tuoi confronti
Però se abbiamo invitato Marco Zambonini è perché è una presenza ritenuta autorevole, perché di lavoro fa questo. Quindi spiega ai tifosi a casa, che magari si vedono bombardare da tante informazioni, di che cosa si tratta. Poi non è compito di Zambonini dire sì, il Parma verrà rilevato da un fondo o no, non verrà rilevato da un fondo. Gli abbiamo chiesto un'informazione tanto per inquadrare la cosa. Sì, posso concludere, visto che sicuramente è stata una spiegazione un po' tecnica, era divisa in due parti, nel senso che chiaramente voglio specificare un po' più nel dettaglio di cosa si tratta. Sostanzialmente è un fondo, un grosso deposito di soldi dove gli investitori mettono appunto soldi e sperano in ritorni economici, quindi di avere indietro i soldi che hanno investito più gli interessi. Il Parma è in questa situazione, cioè è possibile che nei prossimi anni, se correttamente gestito, porti delle plusvalenze a chi ha messo soldi, quindi dei guadagni. È possibile che quindi ci sia un interesse, vedremo se è reale o meno, anche se dal mio punto di vista, come abbiamo potuto sentire proprio 2 mesi fa in una serata del Parma Club Mediolanum con ospite Pippo Russo, che ha scritto un libro appositamente sull'economia nel mondo del pallone, è difficile che venga in Italia a fare soldi, questo è fuori discussione. Colonna, potrebbe esserci un interesse magari, che so, legato di natura immobiliare, legato allo stadio, allo sviluppo di quello che rappresenta lo stadio Tardini in senso commerciale? Per un fondo di investimento? Sì, potrebbe esserci, ma dipende ovviamente dalle potenzialità del fondo, nel senso che se la potenzialità è il capitale che il fondo intende investire è limitato, diventa molto difficile ristrutturare lo stadio, che è di proprietà del comune, il quale non ha una lira da metterci, e diventa difficile pensare molto in grande. Però teoricamente questo è possibile. Io mi sono andato a leggere con attenzione il sito di questa GEM, Global Emergency Market, che è stata indicata da Parma Today, da Parma Fanzine, come la società che Tavecchio avrebbe indicato i giocatori. Se veramente è questa società, perché con nomi simili o con ne esistono altri fondi private equity, in realtà leggendo i loro rapporti, il loro storico, si vede che il Parma non è lontanissimo dal loro target, perché loro hanno un patrimonio di circa 4 miliardi da gestire. Cosa fanno? Loro investono esclusivamente in aziende come private equity, non azioni o obbligazioni. Ne hanno partecipazioni in centinaia di aziende nei 5 continenti, quindi anche se si chiama emerging markets non si limitano ai mercati emergenti, ma anche in Europa. Fanno gli investimenti non grossi, sono investimenti nell'ordine, possono andare dai 5, 15, 20, 30 milioni. E loro sostengono nel loro sito ufficiale che il ritorno di questi investimenti dopo le ristrutturazioni è di circa il 30%, che poi diventa il 60% nel caso di aziende a partecipazione pubblica. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi potrebbero veramente metterci, che so, 30 milioni, fare un piano di 5 anni nel quale loro non incassano niente, perché non sono come le obbligazioni, le azioni. Certo. Che ti prendi e distribuisci poi a ogni esercizio i dividendi. Dopo 5 anni trovano un compratore e magari a 45-50 milioni. Teniamo però conto, come dice Marco, che Zambonini, che il calcio è un settore difficile, quindi riuscire ad arrivare a questo target di 40-45 milioni di valore non è facile, però prenderebbero una società. Soprattutto non ci sono ripulita. Grandi esempi analoghi, ci sono fondi di investimento che hanno acquistato delle quote di società di calcio, penso ad esempio all'Hertha Berlino dei Bundesliga, che è stato acquistato per il 9% da un fondo di private equity americano, ma non ci sono grandi esempi. Allora facciamo così, Enrico, vengo da te tra qualche istante, ho poi un dubbio con il quale mi volevo confrontare con lo stesso Francesco Colonna a proposito della sigla GEM, di quello che si intende per GEM, cioè Global Emerging Markets. Però prima c'è una telefonata, Lorenzo. Sì, abbiamo un altro telespettatore in linea, Michele. Pronto, buonasera, il suo nome e da dove si chiama?
Buonasera, sono Paolo da Fidenza. Buonasera Paolo, ben trovato. Grazie, volevo parlare col signor Boni, che è da tempo che cerco di telefonare e non ho mai potuto telefonare. Prego. Come mai adesso fa tanto il paladino contro Gherardi e Leonardi, che prima li voleva far santi? Una persona così sapiente come Boni, che sa sempre tutto di tutti, e fa queste figure, non so io, sarebbe da linciare anche lui come linciare Leonardi e Gherardi. Vi saluto, buona trasmissione, arrivederci. Grazie Paolo, grazie. La risposta me la cavo in due secondi, anche perché è stata fatta. Ci sono vari momenti storici. All'epoca, quando li volevo fare santo, era perché si comportavano da santi. Mi sembra che non ci voglia molto a... Enrico, tu non ci risposta. Credi al fondo canadese, americano che sia? Io sono stanco, deluso e amareggiato che si continui con queste favole. Ancora più gravi perché ci vengono raccontate queste favole da ambienti romani. Adesso aspettiamo solo l'ufficialità che dietro il jam, che non è la marmellata, perché si scrive in modo diverso, non è la marmellata in inglese, che ci spunti il Giordano di turno, l'originale o una copia. Piuttosto, non ti voglio stravolgere la scaletta, se vuoi che parliamo di cosa succede, cioè, io con i fondi non ho nient'altro da dire. Allora ci andiamo dopo. Fondi per me è un argomento che è i fondi nocivo, sono i garage, le cantine per sì, te. Sì, è nocivo parlarne, basta, non ho Colonna, io ho un dubbio, perché Tavecchio, proprio attraverso la sua bocca, ha parlato di fondo canadese, ok? Se andiamo a vedere il nome del fondo che invece è filtrato grazie, insomma, delle soffiate arrivate direttamente dallo spogliatoio del Parma, è emerso il nome di questa GEM, Global Emerging Markets, che però canadese non è, ha una sede a New York e una sede a Parigi, se non sbaglio. Allora io non vorrei che ci fosse stato un fraintendimento. Perché? Perché con la sigla GEM, correggimi se sbaglio, vengono intesi genericamente, in gergo finanziario, i mercati emergenti. Per cui se si parla di un fondo GEM, si intende un fondo di investimento che agisce tendenzialmente nei mercati emergenti. Non vorrei che Tavecchio avesse detto, caro Lucarelli, caro Gobbi, c'è un fondo GEM interessato al Parma. Questi vanno sul proprio tablet, digitano fondo GEM e viene fuori il fondo GEM, che però non è un fondo che si chiama GEM, ma potrebbe in realtà essere tutt'altra cosa. È possibile questo tipo di fraintendimento? Sì, è possibilissimo. È possibilissimo. Ricordiamo che quando la notizia è stata data dalle due testate che ho citato prima, si era scritto che aveva... che questo fondo aveva tre sedi, una a New York, una a Parigi e una ad Hong Kong. In realtà invece la GEM, di cui ho parlato prima, non ha alcuna sede ad Hong Kong. Invece esiste una società, un fondo private equity, che si chiama GEMS, con la S, che ha proprio sede ad Hong Kong. Quindi ci troviamo già di fronte ad a un'informazione non chiarissima. Non solo, ma se entriamo nelle pagine di diversi grandi fondi di investimento come Aberdeen, internazionali, noi troviamo che quasi tutti hanno la sezione GEM, oppure che ancora ci sono dei fondi che si denominano come fondi GEM, per cui potrebbe essere un altro soggetto, anche se questo fondo GEM, di cui io ho visitato il sito che abbiamo citato prima, ha delle caratteristiche che potrebbero inserirsi. Però veramente potrebbe essere un'altra cosa. Scusa, ma mi viene a sorridere. Ma secondo te i vari Lucarelli, Gobbi, Galloppa, Mirante e compagnia cantando, dopo essersi sorbiti Giordano, il Doca e il fondo là, come si chiamava, la D'Astraso Holding, e Taci, il bonifico Manenti e il bonifico di Manenti e Alborghetti, il CRO Alborghetti, cioè, ma adesso c'hanno GEMS? Ma dai,
stiamo insultando i giocatori del Parma, perché io voglio che siano ingenui. Cioè, uno può scottarsi una volta, due, tre, quattro, cinque, però sei o sette volte mi sembra troppo. Maio? Sì, posto che anche a me qualche giocatore ha confermato che si tratta in effetti di questa sigla che è emersa in questi giorni, però in effetti il dubbio che è venuto a voi è venuto anche a me, ho detto sta a vedere che non sia in questo modo. Io poi in ogni caso rimango molto scettico sulla possibilità dell'esistenza veramente di un fondo che possa essere in un qualche modo interessato al Parma, e anche il fatto stesso che venga spesso sottolineato il dettaglio che questo fondo comunque è interessato al fatto che ci siano anche sul territorio altre aziende che possono entrare dentro la compagine. Non vorrei, visto che è abbastanza noto come l'imprenditoria di Parma insomma non è che sia particolarmente generosa con gli sport locali e mai si sia impegnata in prima persona più di tanto, non vorrei che poi possa essere la stessa via di uscita dicendo eh no, ma il fondo c'era, però non vi siete messi d'accordo voi a Parma, non c'è nessuno, ciao ciao, e chiudiamo la stagione esattamente con quello che poteva essere la mission iniziale, no, di questo esercizio provvisorio, utile ad evitare sanzioni pesanti dal punto di vista economico per la Lega e per la Federazione. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, avrei voluto scriverlo su stadiotardini.it ma non ho ancora fatto in tempo, lo farò eventualmente domani o lo mettiamo all'interno della recensione del programma. La famosa elemosina dei 5 milioni di euro, a mia precisa domanda, nella sede del Palazzo Comunale a Tavecchio, se si trattava di un prestito o di una donazione, Tavecchio aveva risposto che erano soldi erogati a fondo perduto e che era appunto come dire, la prima volta che accadeva qualcosa di questo tipo. Poi, andando a leggere, e devo ringraziare un lettore di stadiotardini.it che me l'ha rimarcato, andando a leggere con attenzione la sentenza di fallimento del Tribunale Fallimentare di Parma, c'è scritto chiaro e tondo che invece questa... possono poi alla fine rientrare, cioè si possono insinuare nel passivo. Ma io ho capito cosa secondo, vuoi dire, che di Tavecchio non c'è da fidarsi. Sostanzialmente questo. Poi, informazioni, indiscrezioni che abbiamo raccolte, voglio dire, alla fine forse la sostanza non cambierà più di tanto perché sarà un credito chirografo, cioè di quelli non privilegiati, per capirci, e quindi ben difficilmente potrà esserci la possibilità che questo credito torni indietro. Però è il principio che non mi piace, perché Tavecchio l'ha detto spontaneamente, io a costo di fare la figura dello scemo che non aveva capito gliel'ho fatto ripetere, lui l'ha ripetuto, ha detto che si trattava di un prestito, cioè scusate, non di un prestito, di una donazione a fondo perduto, e poi andiamo a leggere dentro la sentenza questa cosa qua. Piesamiga, Zambonini, questi fondi di investimento, quando si approcciano ad altri mercati, generalmente a chi si rivolgono? A degli studi specializzati, si rivolgono, che so, il percorso di andare a bussare alla porta del presidente della federazione ti sembra un percorso corretto? Anomalo? Io credo che tutta questa storia del fondo sia una grande bufala, e che probabilmente, come tra l'altro ragionavamo anche prima, GEM sia appunto un nome che non riporti a quella società, ma che sia semplicemente stato messo in mezzo per arrivare a maggio, momento in cui si chiude il campionato, diciamo così, si è salvato l'onore della federazione, della Lega, il Parma è retrocesso, perché chiaramente quella è sicuramente la nostra fine, e poi vedremo cosa succederà a noi, ma non tanto a noi come tifosi, io penso soprattutto anche ai dipendenti. Se lo dice insomma uno che con la finanza ci lavora, ho dei dubbi che un fondo di investimento, che ci sia in piedi la pista del fondo di investimento, insomma credo che sia abbastanza indicativo. No, Lorenzo, volevo... vengo subito da te con gli sms, prego. No, volevo dire che no, in realtà è una posizione un po' diversa, cioè io credo difficile che si concluda l'affare, proprio per le difficoltà che il mondo del pallone ha. Però non credo che non ci sia stato un interessamento, o non ci sia un interessamento o un contatto che può essere arrivato a Tavecchio attraverso vari canali, studi legali. Questa GEM ha un board con vari partner, di cui uno è italiano, e quindi è possibilissimo. Vorrei anche dire
che non spetta a Tavecchio trovare compratori per il Parma, e questi giocatori lo sanno benissimo, ed è giusto anche dirlo ai tifosi, certo, e chiarirlo. Cioè i giocatori hanno deciso di giocare non perché Tavecchio ha promesso di portare al Parma il fondo americano che salva la categoria, ma in cambio di norme federali diverse che poi hanno cominciato, adesso sono state emanate, poi se volete ne parleremo, probabilmente molto inefficaci. Però Lucarelli questo l'ha detto a chiare lettere in conferenza stampa. L'ha detto, però diciamo che ha contribuito molto a spingere i giocatori a finire il campionato o a intraprendere quella strada anche il fatto che insomma Tavecchio avesse un po' strizzato l'occhio, perché Tavecchio ci ha un po' giocato su questa cosa. Sì, dai, noi siamo disponibili, cercheremo di fare in modo che... A questo punto, cioè voglio dire, io spero che i giocatori siano un po' più intelligenti di questo, perché che possa esserci una furbata di bassa lega è evidente anche a un bambino, nel senso che... Tra l'altro Tavecchio ha parlato di interessamento, cioè certo, non ha garantito. Allora, acceleriamo un attimo, Gabriele Maio. Sì. Io a proposito di queste innovazioni, noi su StadioTalia.it le abbiamo definite lodo Lucarelli, in realtà però andando poi a scavare, lo ha fatto il nostro Evaristo Cipriani, alla fine... non è che certo, ci siano state chissà quali innovazioni, certo, perché la cosiddetta onorabilità era già prevista dall'articolo 22 delle NOIF, cioè papale è stato, ma neanche era introdotto, c'è sempre stato, quindi non è che si sia inventato chissà cosa. Piuttosto, un'altra osservazione, forse l'avevo detto anche l'altra sera, ma vale la pena secondo me sottolinearlo di nuovo. Possono essere state emanate delle leggi, chiamiamole così, antimanenti. Però se Tavecchio dice mai più un caso Parma, e lo ha detto non appena presentato questa riforma, in realtà un nuovo caso Parma è imminente, è a minuti, è a momenti, è a mesi o a settimane, perché ci sono altre squadre di cui non posso fare il nome perché non voglio beccare delle querele, non voglio farle prendere a Michele o al suo direttore. Che sono messe peggio del Parma, che pagano, certo, le cosiddette obbligatorietà con lo stesso affanno con il quale il Parma lo ha pagato nel corso anche degli, questo degli ultimi, poi insomma degli è un po' il segreto anni di Pulcinella, perché certo, le società alla canna del gas, ecco, sappiamo quindi, bene quali sono, quindi lo sanno anche possono, i tifosi a casa, non possono venirci a raccontare mai più un caso Parma, perché i casi Parma sono all'ordine del giorno, stanno per accadere, e le leggi che le normative che hanno emanato non risolvono intanto niente nell'immediato, perché sono a scadenza 2018. Non solo, il fair play finanziario prevedeva per esempio già da quest'anno l'entrata in funzione di normative, e mi stupisco che i giocatori non lo sapessero. Per esempio, i famosi debiti con l'estero, che fino all'anno scorso dovevano pagarlo soltanto quelli che entravano in lizza per la zona UEFA attraverso la licenza. Per iscriversi al prossimo anno non bisogna avere debiti con l'estero neppure in Serie A. È una cosa che è stata introdotta, adesso viene fatta passare, ma era dall'anno scorso che lo si sapeva. Quindi secondo me alla fine si è enfatizzata questa vittoria di una battaglia, che poi non è la guerra, però cioè, sotto sotto, cioè cos'è? Cioè, non allora, Lorenzo Fava, sì. SMS. Sì, Michele, devo tornare un attimo indietro con gli argomenti della nostra discussione, perché ci ha mandato un messaggio il presidente del centro di coordinamento Parma Club, Angelo Manfredini, certo, che ha voluto rispondere a quanto detto in precedenza da Enrico Boni. Dice nell'SMS: non ho mai detto di rappresentare tutti i tifosi del Parma, ma solo gli iscritti del coordinamento. Se il signor Enrico Boni non è iscritto, stia tranquillo che non lo farò mai. Però Michele, tutto sommato, c'è anche chi la pensa come il nostro Enrico Boni, ad esempio... Restiamo, c'è qualcosa sul fondo americano, perché sì, ormai lo abbiamo esaurito il discorso. Ok, allora abbiamo dato lo spazio a Manfredini. Ti leggo quello che ci scrive Yuri, che dice: mi pare che gli Stati Uniti stiano allargando gli interessi al calcio di casa nostra, lo dimostrano i trasferimenti di vari giocatori in questi anni nella MLS e il recente acquisto del Bologna da parte di Saputo e Tacopina, proprietari del Montreal Impact. Conclude questo telespettatore dicendo: penso che dietro al fondo promesso da Tavecchio ci sia veramente una società forte e ambiziosa come quella del Bologna, che possa consentire una pronta risalita in Serie A al vostro club. Saluti da Casalecchio di Reno. Ma infatti, scusate, volevo solo intervenire, l'Italia sta diventando terra di conquista per ragioni macroeconomiche. Per la prima volta Saputo, che non è certo un tifoso del Bologna,
perché parliamoci francamente, ha preso il Bologna. Se l'ha preso, l'ha preso per fare profitti, è evidente. E non è che il Bologna in questo momento rappresenti un Milan o un Inter, neanche lontanamente e neanche potenzialmente. Quindi non è assurdo, pur, ripeto, io continuando a ritenerlo improbabile, ma non è assurdo. Ricordiamo che siamo un'economia in forte depressione, anzi tutta l'Europa del Sud è in forte depressione, e in un'economia in forte depressione tu compri a prezzi stracciati. Tra l'altro in un territorio invece in cui la gente sa lavorare e produrre, si ha un'economia in forte depressione, che però ha un grande appeal. E aggiungo che la richiesta di partner locali sicuramente si può leggere come il fatto noi di soldi ce ne vogliamo mettere pochi, ma si può leggere anche il fatto che sia una porta di entrata per collaborazioni o addirittura per un business più ad ampio raggio. Di aziende locali. Questo se vogliamo avere una visione macroeconomica. Chiaro, chiaro colonna. Allora, andiamo dal nostro Alessandro Dondi, che ci introduce all'argomento che abbiamo inserito nella nostra trasmissione, che ci porta anche un po' a giocare sul futuro, il toto dirigente e il toto allenatore per il futuro. A proposito di dirigenti, Alessandro Dondi, ci sono dei rumors che vogliono sempre più coinvolto nel futuro del Parma. Chi? Luca Baraldi, appunto come esponente diciamo di punta di una cordata che però si deve ancora rivelare, quindi in realtà non sappiamo bene chi possa esserci alle spalle. Volevo a questo proposito dire che io oggi ho parlato con Baraldi, mi ha smentito in modo categorico qualsiasi tipo di interessamento in questo senso, ha smentito questa notizia, insomma mi aveva incuriosito, l'ho contattato. Vabbè che poi... Enrico Boni, ti faccio vedere questa grafica. Noi abbiamo un pochino giocato, è il toto dirigenti. Grafica nella quale abbiamo inserito una serie di nomi che potrebbero rivestire o hanno le carte in regola per rivestire un ruolo da general manager nel Parma del prossimo anno. A fianco ovviamente abbiamo messo la categoria nella quale potrebbero entrare in gioco. Giampaolo Montali, ovviamente i primi sono tutti legati al territorio, manager che ha avuto un ruolo nella Roma, uomo di grandi conoscenze sportive, entrerebbe in gioco ovviamente nel caso di B, potrebbe fare al caso di una cordata che volesse lanciare un progetto importante. C'è il nome di Luca Baraldi che potrebbe entrare in gioco sia in caso di Serie B, perché ha l'esperienza per farlo, ha diretto oltre al Parma, la Lazio, il Padova, il Bologna, altre società importanti, ma anche in caso di Serie D per il suo legame con il territorio e con il tessuto industriale del territorio. Minotti, Gabriele Zamagna, Larini, Doriano Tosi, attualmente alla Lentigione ma con un passato nello stesso Parma, nella Sampdoria, e poi in ultimo abbiamo messo il nome di un dirigente slegato dal territorio che rappresenta invece una scelta che non guarda al territorio, cioè di chi arriva e dice io guardo soprattutto in primo luogo la competenza della persona, poi non mi interessa se ha avuto un passato nel Parma o se è di Parma. È Gasparin, attualmente senza occupazione, però ha fatto molto bene alla Sampdoria e soprattutto al Catania. Piaccia o non piaccia, tu puoi fare tutte le liste che vuoi e Baraldi può smentire, come è giusto e logico che faccia in questo momento. C'è un solo nome, un solo nome. Quello che di cui c'è bisogno a Parma è una persona che sia addentro alle cose calcistiche e che faccia da coagulo, cioè che praticamente metta assieme quegli imprenditori locali che hanno già dato la disponibilità a ripartire con il nuovo Parma dalla Serie D. Quindi tutti questi nomi sono già evaporati, l'identikit è perfetto per Luca Baraldi. Quindi, secondo te non Luca, c'è spazio non per c'è soluzioni. Spazio per nessuno, per nessuno. Luca Baraldi, piaccia o non piaccia, io per adesso faccio parte degli astenuti, sarà quello che reggerà le sorti del Parma in Serie D e da lui
ovviamente... Serie B no. No, Serie B non, ci, non la facciamo la Serie B, tu, Angela. Tu parti già, cioè, tu parti hai già, già visto stasera, io sto zitto, io non credo alle cordate, ai canadesi, ai mozzarellari e tutte le balle che si raccontano in giro. Se poi non ci credono neanche gli esperti economici, abbiamo fatto bingo, nemmeno Maio ci crede, non so cosa ne parliamo a fare. Luca Baraldi, Baraldi Luca, Luca Baraldi. Zambonini, c'è qualche nome che al di là di quello di Baraldi che abbiamo visto in sovraimpressione nella nostra grafica che secondo te potrebbe ovviamente fare al caso del Parma, crediamo di sì, ma qual è il profilo che si avvicina di più? Secondo te se si riparte dalla B o dalla D ci vuole necessariamente un personaggio legato al territorio che conosca bene il territorio oppure può venire un Gasparino, un Perinetti qualsiasi? La mia idea è che la società riparta dalla D come debito. E in questa situazione penso che per avvicinare il pubblico ulteriormente alla squadra ci sia necessità di avere chi all'inizio degli anni della Serie A ha legato molto con i tifosi stessi, e quindi giocatori come Minotti, magari insomma, Polloni, Melli ancora, che secondo me comunque si è meritato grosso rispetto e stima nella tifoseria. Ecco, quelli sono i nomi a cui a me piacerebbe affidare la rinascita del Parma. Poi, sì, ma con che ruolo? Scusa, poi, con che ruolo? Ad oggi parlare è assolutamente prematuro in questa situazione. Ovviamente fai bene, lo specifichiamo, mettiamo le mani avanti. Siamo, mi piacerebbe. Siamo al 30 di marzo, no, non sappiamo ancora chi comprerà il Parma, non sappiamo ancora se il Parma farà la D o la B, allora. Però diciamo che cerchiamo di guardare avanti, cerchiamo di mettere sul tavolo i nomi di chi potrebbe fare al caso del Parma, è così Colonna? Sì, sì, io credo che sia un'operazione corretta. Allora, secondo me sono due situazioni. Intanto specifico che io non è che non credo alla Serie B, io credo che sia difficile, ma che non sia impossibile. Tra l'altro vedo che nelle procedure fallimentari di questi tempi i creditori si accontentano del 10%, del 12%. Oggi mi è capitato addirittura una richiesta per un 5%, quindi immaginatevi voi quanto possa essere. Ma sono realtà diverse dal Parma, dove ci sono 200 giocatori che avanzano dei soldi. E poi è anche una questione di moralità, dai, su. Ma perché vogliamo essere così attaccati a questa Serie B per fare un altro anno di passione come questo, senza sapere chi ci piglia, senza sapere in che precipizio ci porterà? Ma finiamolo, ma ci parlate voi con la gente, ma ci parlate con i tifosi, no, ma nessun tifoso vuole ripartire dalla prima. Qua devo rispondere, perché intanto di lezioni di moralità Boni non me ne dai, primo. Secondo, io non ho auspicato un acquisto al 5% o al 10% del prezzo. Ho semplicemente detto che la situazione è talmente difficile che, vabbè, cosa si può, dire? Che si può ridurre notevolmente, sì, il debito sportivo, ma non ho detto che bisogna accettare, basta salvare la B, anche il 5 e il 10%. Beh, insomma, il collegamento no, mi sembra. No, questo è un collegamento che vabbè, hai fatto tu e che vabbè, era cosa l'hai detta fare se non c'è collegamento? Ci sono l'ho società? Detto perché la gente disinformata, sì, da certe affermazioni continua la a gente pensare che ci siano 70 milioni da pagare. È evidente che se queste fossero le cifre ci sono saremmo, 70 milioni sarebbe da pagare. Già stata decretata ci la sono 74 milioni da pagare, ma non saranno, che poi i curatori lo riducano, si vedrà. Ma certo, i curatori lo devono ridurre per forza. Io sto sono spiegando le ragioni economiche per le quali in questa situazione è molto probabile sul profilo, che si riduca sul profilo dei diritti. Tornando sul profilo, poi lascio parlare Gabriele. No, se vuole inserirsi, prego. No, era più che altro per chiarire se i 74 milioni, scusate appunto se mi inserisco, quella è la somma relativa all'intero debito sportivo del Parma di quest'annata, inclusi quelli che sono andati via e che hanno anche rinunciato. Quindi, meno male, già si è ridotto praticamente di suo. Dopodiché, via via si riduce man mano che ogni giocatore accetta eventualmente una spalmatura futura o di rinunciare per X motivi. Tra l'altro, oltre ai costi, è vero che ci sono tanti giocatori tesserati che non sono 200 ma 130, giusto? Ma poi è anche vero che esiste un valore della rosa, cioè tu gli devi pagare gli stipendi, ma questi hanno che vogliamo dire che Mauri e Cerri non hanno mercato, non valgono niente se riusciamo a tenerli. Mauri e Cerri li hai già persi
E mettici anche De Freddi. Li hai già persi. No, tu visto che, già ti, visto che ci tieni così tanto alla precisazione, Mauri, Cerri e De Freddi hanno rescisso. Se vai in Serie B sicuramente li hai già persi. Anche se non vai in Serie B. No, se non vai in Serie B mi ha tanto. La rescisione mi sembra che non debba essere spiegata. Tra i dirigenti che abbiamo indicato in grafica c'è qualcuno a cui tu metteresti le chiavi? La recessione non è andata. Dunque, a me piace, a me avete capito che a me piace, sono magari un po' ambizioso, a me piace Montali, perché parmigiano, ha avuto grandi successi a Parma, però è solo un grande... La rivediamo anche in grafica. È solo un grande motivatore, ha già lavorato nel calcio, però non può certo fare il DS, però come figura di riferimento pubblica a me piace. Come DS in Serie B mi sembra un po' ingeneroso mettere Larini in D come DS, no? È un professionista che vedrai in B. In Serie D, francamente, credo che un DS ci vuole uno che conosca la categoria, ma io non conosco i direttori sportivi che operano nel mercato semiprofessionistico, quindi non mi esprimo. Mentre è vero che in Serie D ci può andare bene una figura appunto di presidente onorario alla Scala, una figura che unisca la città in un momento di difficoltà. Certo. Maio? Ma dando sempre un'occhiata al listone, direi se dovessi sceglierne uno punterei tipo su Minotti, perché unisce il ruolo che diceva poc'anzi Francesco volendo potrebbe fare appunto lui il presidente onorario con compiti magari operativi, potrebbe essere il Facchetti tra virgolette della situazione, tanto per capirci. Gli altri nomi sono magari qualcuno anche molto ambizioso, no? Quello di Montali stesso è chiaro che può avere la sua importanza, lui stesso magari potrebbe avere bisogno di ritornare un po' fuori perché ultimamente era un po' sparito, potrebbe essere, ecco. E sì, sono d'accordo anche a proposito della valutazione su Larini, che comunque insomma dirigente che ha fatto la Serie A anche di un certo livello, che comunque insomma, però diciamo che con noi a livello era... di Serie A ha avuto l'ultima esperienza Udine, poi una meno felice a Novara, forse è un po' retrocesso in determinate situazioni. Penso che a Parma potrebbe tornare se si ripartisse dalla D. Tu devi smetterla di però fare anche dalla B, però. Cioè, nel senso, la B è come Bologna, è già un declassamento anche quello. Comunque ricordiamoci che il ricordo dell'era Tanzi, tanto per capirci, era rimasto poco felice anche perché erano aumentate nel frattempo le ambizioni, quella voglia sfrenata di scudetto anche di Calisto per certi versi, e soprattutto gli era stato affiancato anche Fedele. Fosse rimasto soltanto lui, non so se ci sarebbero stati famosi striscioni più o meno commissionati su Fedele, Larini, Vattene o qualcosa del genere. Era molto più Fedele forse la componente. Tu devi smetterla di fare queste... Ricorda, per fortuna che il campionato del Parma è finito da 3 mesi, non ci fai più le tabelle con i punteggi, devi smetterla se la regia la vuole riproporre di fare queste tabelle, o perlomeno devi aggiungere, cioè se ci hai messo il sindaco di Verona ci devi mettere anche Salvini adesso, cioè che ci azzecca il sindaco. Come di sindaco? E Tosi, no? Chi è Tosi? No, Tosi, ex Doriano Tosi, ex Parma. Torniamo alla preistoria, dai, o ci metti Salvini della Lega Nord, ci metti Fitto che potrebbe essere interessato con una cordata guidata da Cassano che potrebbe rientrare dalla porta come azionista, ma dai, ma finiamola. E comunque fatti una domanda e dati una risposta. Il Parma passerà a una persona o passerà a un gruppo di industriali come più probabile locali? In questo caso ribadisco il concetto, in entrambi, ma specialmente in quello più probabile di tante persone, un solo nome, perché le persone le metti insieme, per metterle insieme ci vuole che li metti insieme, non è certo Montali, non sono certo tutte queste persone, Gasparini o tutti quelli che hai nominato. Il nome è Luca Baraldi, la smentita è un'implicita conferma. Allora, abbiamo una telefonata, Lorenzo Fava, poi SMS, andiamo in sigla perché dopo abbiamo predisposto anche la grafica del Toto allenatore. Vedremo chi potrebbe sedere nel futuro sulla panchina del Parma a seconda dei diversi scenari. Abbiamo un telespettatore, dunque diamo lui la parola. Pronto, buonasera, il suo nome? Sono Renato di Firenze. Buonasera Renato, lei chi vorrebbe come dirigente? Io vorrei farvi
ti saluti e tanti auguri per la trasmissione vostra. Grazie Renato, grazie. Sappiamo che lei è un nostro fedele telespettatore, ci ha fatto molto piacere la sua telefonata. Un abbraccio a Gabriele Marcando Maio, eh? Grazie Renato. Lorenzo, sentiamo i nostri telespettatori via SMS. Sui dirigenti, Michele. Allora, Barbara ti rimprovera la scaletta. Dice: dottor Angela, non sono d'accordo con la sua grafica, ma questi DS hanno tutti falliti negli ultimi campionati. Io prenderei Perinetti. E poi sulla nostra pagina Facebook, Michele, arriva un commento, lo scrive Enzo Vanacore. Dice: Baraldi, Serie B con Corrado presidente e la cordata americana-canadese, allenatore Scala. Questo è il quadretto che fa Enzo. Posso fare una replica sul discorso, ad esempio, relativo a Perinetti? Sì. Perinetti è molto bravo, per carità, è un ottimo dirigente. Io vorrei, per il futuro del Parma, però, un direttore sportivo lontano da certi metodi che, insomma, abbiamo conosciuto negli ultimi anni, cioè quei, insomma, giochi, quelle, le conventicole, gli amici degli amici che, insomma, abbiamo conosciuto a livello di gestione della società negli ultimi anni. Vorrei una figura magari un pochino diversa. Ce ne sono anche degli altri, Michele, che poi riguardano anche gli allenatori, se vuoi li tengo per dopo. Allora, facciamo così, Dondi. Sì. Una cosa velocemente. Io credo che quello che dice Boni sia ben probabile, cioè che ci sia una cordata di industriali locali con Baraldi, non sappiamo se Zanetti, eccetera. Però mi faccio una domanda: se per fare la Serie D gli industriali devono fare una cordata, quali sono le potenzialità, ma le intenzioni di investimento di queste persone? Seconda domanda che mi faccio. Tu Michele hai appena detto che non vorresti rivedere certe consorterie. Siamo sicuri che questa sia la strada giusta per non rivedere invece certe consorterie consolidate? Una ragione in più, secondo me, per non augurarmi la Serie D, anche se purtroppo è una prospettiva concreta. Dondi? Sì, volevo fare un paio di nomi anch'io, di cui uno ben conosciuto da Gabriele Maio, magari ci può dire qualcosa. Chiaro. Parto per la Serie D, ipotizzavo il nome di Massimo Crippa, che adesso è attualmente direttore sportivo del Renate. Tra le altre cose, con già qualche anno che conosce, insomma, quelle categorie, la Lega Pro e la Serie D. Per la Serie B mi era balenata per la testa l'idea di Oreste Cinquini, che adesso si trova in Russia a seguito di Fabio Capello, le cui avventure non paiono essere particolarmente positive. Gabriele lo conosce, così hai fatto bene a mettere lì due nomi, uno emergente, insomma, uno navigato. Cinquini è da tanti anni bene, fuori dai giochi. Nella serie spazio ai giovani, avanti. Non è Crippa abbastanza. Scala in panchina. Crippa mi sembra abbastanza giovane del ruolo. Pubblicità, facciamo così: pubblicità, e poi dopo diamo un'occhiata agli allenatori. Restate con noi. Eccoci qua, di nuovo in diretta. Enrico Boni, ti faccio vedere la grafica che invece abbiamo predisposto. So che tu non le ami, le grafiche, però ci aiutano a discutere, che abbiamo predisposto per gli allenatori. Ovviamente, lo ripetiamo, siamo appena al 30 di marzo, non sappiamo ancora chi rileverà il Parma e quale categoria farà, però le nostre sono ipotesi. Allora, in caso di Serie B abbiamo indicato due nomi di allenatori già legati all'ultimo Parma, Crespo e Apolloni. Poi per quanto riguarda la Serie D abbiamo indicato una serie di nomi e di personalità con caratteristiche anche molto differenti tra loro. Intanto Nevio Scala, che ha già fatto sapere che lui allenerebbe gratis anche in Serie D, ma sono d'accordo con Colonna, io Scala lo vedrei invece per una figura di rappresentanza, direttore tecnico, presidente onorario. Stefano Cuoghi ha allenato molto in Lega Pro, talvolta, insomma, in maniera con poco successo. È un allenatore, di così come era da giocatore, di grande carattere, di grande caparbietà, ma anche dall'alto tasso polemico. Arnaldo Franzini, attuale allenatore della Pro Piacenza, grande conoscitore delle categorie inferiori. Maurizio Neri, attuale allenatore del settore giovanile del Parma, ha lavorato a livello di prima squadra sia nella Lega Pro seconda divisione con il Bellaria, sia in Serie D con il Real Rimini. E poi c'è Marco Torresani, ex calciatore del Parma tra il 75 e l'80, 172 presenze in maglia crociata, lo ricorderete, ha allenato
in Serie in Lega Pro, seconda divisione, i Crociati Noceto, altre realtà importanti. Attualmente allena in Serie D una squadra della provincia di Mantova. Enrico, per la Serie D, B, secondo te c'è la necessità di un allenatore strettamente legato al territorio? Per la D, quale vedi come soluzione? No, per la B non parlo, perché per me è un'ipotesi improbabile. Angela, tu mi insegni che i grandi conduttori televisivi, categoria alla quale non so se tu appartieni, faccio un esempio, Fazio, Gene Gnocchi, potrei continuare, hanno un autore che gli scrive i testi, sì, ovviamente. Io vorrei sapere chi è il tuo autore. Comunque, lasciamo perdere. Allora, lì... Cioè, non te ne va bene uno, per no, ma non è che... No, qualcuno, c'è qualcosina, per fortuna c'è, però quella di Scala sembra una barzelletta. No, l'abbiamo messa perché... Cioè, si è reso disponibile lui, insomma. Torresani era dell'età della mia povera nonna. Che Torresani è un classe 55. Sì, dipende. Anche Bogino ha cominciato a giocare a 16 anni. Sembra che abbia 90 anni e ne ha invece pochi. Non ne ha neanche 30. Guarda, Apolloni e Crespo si sono bruciati non volendoli bruciare. Mi piace questa analogia. Poi chi hai messo ancora in casella? Lascia stare Neri, Franzini. Neri e Franzini in discorso a parte, gli altri li ho detti tutti, sì, no? Li abbiamo già bruciati. Eccoli, tutti. Cuoghi. Beh, Cuoghi vale quanto detto per Torresani, ormai Cuoghi, cioè, dai, non è proponibile neanche lui. Ci vuole un allenatore classe metà degli anni 60. Allora, Maurizio Neri del 65... Ci vuole Enrico, ci vuole un allenatore bravo. Ci vuole un allenatore bravo, questo è scontato, non lo dico neanche che ci vuole. Neri e Franzini possono essere due soluzioni interessanti, sono allenatori giovani, sono allenatori abituati a lavorare con i giovani, sono allenatori che conoscono la Serie D e la vecchia C2, sono allenatori che nei rispettivi campi di competenza hanno fatto bene. Potrebbero essere effettivamente due soluzioni che io caldeggio. Io di Franzini parlai in tempi non sospetti, quando ancora voi eravate concentrati su Borini, Giovinco, Gilardino, eccetera, eccetera. Io ero già proiettato, Angela, fammele dire queste poche studiate, ero già proiettato sulla Serie D, con la vostra ironia, sul fallimento e sull'allenatore che conosce la categoria. Quindi avanti anni luce. Gabriele Maio, l'allenatore per la Serie B, anche per la Serie D, deve essere strettamente legato al territorio, a tuo modo di vedere, oppure no? E c'è, nella lista che abbiamo indicato, ovviamente con le differenze di categoria, qualche nome che ti suscita interesse? Allora, vale lo stesso ragionamento fatto per la classe dirigente, diciamo così, o per quello che potrebbe essere un candidato nuovo presidente, magari di bandiera o di facciata. In effetti c'è bisogno, secondo me, di recuperare un contatto sincero col territorio dopo quello che può essere stato il tradimento perpetrato dai precedenti fino a questo punto. Tra i nomi della lista mi permetterei di aggiungere Turrini, ad esempio, sì, che sta facendo bene con le giovanili del Parma. In caso di Serie D, però. In caso di Serie D come Domodossola, in caso di Serie B come Bologna, i nomi rimangono sostanzialmente quelli che avete messo, tipo Crespo, Apolloni. Io tra i due preferisco Apolloni perché comunque ha maggiore esperienza rispetto a Crespo, specifica chiaramente come allenatore, non certo... Gabriele, c'è una contraddizione, di termini, perché in caso di Serie B, scusami, per usare le tue parole, bisogna fare educazione, in caso di Serie B si presumerebbe la presenza di un matto, tra virgolette, che prende la società. Beh, il matto che prende la società e che fa la Serie B va a prendere due persone bruciate, tra virgolette, dalla precedente gestione. È improponibile. Cioè, il ragionamento può filare, però fino a un certo punto. Intanto perché Crespo non è stato bruciato, perché è rimasto come allenatore della Primavera. Non è stato promosso, come tu magari avresti voluto, in tempi non sospetti, al posto di Donadoni. Allora lì sì che poteva essere bruciato. Apolloni è vero che ha collaborato con la precedente gestione, però ha collaborato andando a Nova Gorica, cioè con il Parma non l'ha toccato. Io avevo suggerito che potesse subentrare a Donadoni verso l'inizio della stagione, visto tutti gli stenti che c'erano e prima che scoppiasse chiaramente la bolla dal punto di vista economico, però
Io non mi sento di dire che siano due giocatori bruciati. Viceversa, molte perplessità come allenatore su Scala. Io oggi ho incontrato Tullo Baroni, che insomma è il nostro decano, è stato con noi. L'idea è questa: Scala in panchina e Tullo Baroni direttore generale. Bravo Maio! Maio, il nuovo che avanza, Tullo Baroni DG che saluti- e Scala in panchina. Tullo Baroni che salutiamo, ovviamente. No, perché vorrei così presentare nei prossimi giorni uno speciale, perché insomma, Calcio e Calcio è una trasmissione storica e Tullo Baroni aveva fatto parte ma del nucleo. Però no, no, arrivo. Aveva fatto parte del nucleo storico di questo programma e in tanti si ricorderanno quelle che erano state le storiche diatribe tra Scala e Tullo Baroni. Avevo cercato insomma di capire cosa ci stava sotto e lui mi diceva ma sì, perché era già bollito. Sostanzialmente questo era nel 95-96, cioè 20 anni fa. Ora, se Tullo lo considerava, poi naturalmente forse certo, non lo intendeva bollito dal punto di vista generale, quanto forse perché era stato qua per tanti anni nel calcio, insomma un ciclo poi, insomma, di 7 anni. Poi insomma dopo diventava di vincere, ecco, una Coppa Intercontinentale. Esatto. Però se lo considerava già superato all'epoca 20 anni fa, cioè proprio oggi come allenatore sinceramente verrà anche gratis e tutto. Però io credo che sia improponibile, allora piuttosto un ruolo dirigenziale, un ruolo onorario, come diceva giustamente Francesco. Sì, sì, l'abbiamo inserito Francesco in grafica prima. Con la premessa e la cautela che avevo fatto. Nel senso che si è reso disponibile lui. Enrico, vengo subito da te. Lorenzo Fava, prima sentiamo cosa ne pensano i nostri telespettatori, poi forse un paio di nomi in più ce li ha anche il nostro Alessandro Dondi. Allora, Alberto, a proposito dei dirigenti, dice: Tosi lo conosco personalmente, è di Sorbolo e per la D è l'ideale, conosce tutti i giocatori. Questo era Alberto. Invece Alessio da Lesignano ci scrive un sms dicendoci: in caso di Serie B mi piacerebbe ripartire da un DS esperto come Nicola Salerno, che a Cagliari ha fatto molto bene, e da un allenatore pragmatico e concreto come Ballardini. Te ne leggo ancora un altro, Michele, poi sì, ne teniamo un altro paio per la fine. E leggiamo quello di Vittorio: il Parma e i Parmigiani anche in B, in panchina uno tra Polloni e Crespo meriterebbero finalmente una chance, Minotti dietro la scrivania. Alessandro Dondi. Sì, sono un po' più di due i nomi, ti delizio con qualche. Partendo dalla Serie B, a me personalmente piace molto anche Gabriele Maio, e il nuovo mazzone sarebbe Pierpaolo Bisoli. Sì, che a me come allenatore sarebbe... per la Serie B, punto di vista motivazionale. Diceva non... Aspetta. Facciamo parlare Alessandro Dondi, che insomma non ha la mia irruenza e magari viene soffocato a livello vocale. Facciamolo parlare così. No, ma immaginavo tirasse fuori Manenti. Vabbè, non togliamo un'idea buona a Manenti, l'avrà avuto anche lui, dai. Un altro che mi piace è categoria emergenti è Prina, allenatore della Virtus Entella di Chiavari. A me non dispiace anche per il gioco, con una squadra tutto sommato tra virgolette abbastanza modesta, senza offesa dal punto di vista tecnico. Poi se andiamo sulla Serie D, se vogliamo qualche operazione nostalgia, nella grafica mancava Marco Osio, nella grafica della nostalgia. Un'altra figura interessante con cui ho avuto modo di restare in contatto, a breve poi uscirà un articolo, una Marcord su Stadio Tardini, Giacomo Zunico, fu portiere del Parma la stagione della promozione, ha avuto diverse esperienze in D. Un'altra potrebbe essere Fausto Pizzi come promozione dagli allievi alla Serie D. Come altri nomi mi è venuto in mente anche Fabio Brini, che ha una certa esperienza delle categorie come Lega Pro, una volta Serie C, potrebbe essere un nome spendibile. O anche Piero Braglia, recentemente esonerato dal Pisa, che è altro uomo che conosce bene la categoria. Sono tutti, insomma, allenatori... Dondi, hai pescato in fondo al barile, hai fatto la tombola, ecco. Ma si possono sparare dei nomi così? Zambonini. Sì, visto che stavamo tirando fuori nomi un po' diversi dal solito, per la B... come bancomat, visto che voglio sognare anch'io. Come debito e B come bancomat. Esatto. Bello. A questo punto io lancio Zenga, che secondo me in Italia non ha avuto occasioni interessanti. A Catania fece benissimo. No, no, sono d'accordo. E Zeman per divertirci. Tanto, dove siamo arrivati? No, io posso dire una cosa. Io, presidente, che compro il Parma, presidente del fondo americano, canadese, catariota, quello che è, compro il Parma... prendo Zeman come allenatore. Io faccio questa scelta. Rivolgo, sentiamo anche Colonna poi. Mi rivolgo a Dondi perché faccio una ricerca se il professor Basaglia, temo di no, è ancora in vita o meno. Perché se il professor Basaglia, e glielo auguro, fosse ancora in vita, io propongo lui. Come supervisore.
Professor Colombo. Basaglia, per chi non lo sapesse, se sì, lo vuoi precisare tu, grande esperto di psichiatria. Dunque, se è Serie D, secondo me bisogna capire che squadra sia. Se sia una squadra di giovani, allora vanno benissimo o i Pizzi o i Neri o i Turrini. Se invece non sia una squadra di giovani, è meglio un allenatore di categoria abituato a vincere quei campionati. Mentre se è Serie B, io dico, se c'è qualcuno che compra il Parma, si carica di questi costi, di questo impegno per la Serie B, allora ci vuole un allenatore, non ci vuole Crespo e Polloni, cioè ci vuole il Guidolin della situazione, cioè ci vuole uno che dia ampie garanzie. Oggi Guidolin credo che sia uscito di scena, ma ci vuole qualcosa di equivalente, un vincente, perché non mi carico di costi per fare un campionato mediocre. Magari Apolloni e Crespo sono due geni della panchina, però non abbiamo nessun anche riscontro. Anche se la Serie B degli ultimi anni sta dimostrando come per arrivare ai vertici poi ci si possa arrivare anche con allenatori emergenti. Eh sì, ma è un caso. Lo scorso anno il Latina ha fatto la finale playoff con il Cesena con Breda allenatore. Castori, che non ha mai conosciuto certi livelli, sta stravincendo il campionato con il Carpi. Sì, però se io metto dei soldi e sono una persona seria, visto che di buffoni credo che siamo tutti stanchi, programmiamo e allora andiamo sul sicuro. Preferisco che arrivi un presidente e dice: primo anno non puntiamo alla promozione, però secondo anno ci puntiamo e prendiamo l'allenatore. Quindi che il ci legame con il territorio, mi pare di capire, in base alla tua analisi, possiamo tenerlo in considerazione solo con la Serie D. Oh, bravo. Sì, sostanzialmente sì. Poi ci può essere sempre la figura che non è né DS né allenatore, ma può essere presidente onorario, che può sintetizzare il legame con il territorio. Rico. Comunque, quello che è emerso questa sera, secondo me, di importante è la notizia che ha dato Maio, cioè quando Maio ha precisato che Baraldi ha smentito. Seriamente, se valutiamo i termini come ha riportato la notizia Maio, è una smentita che sa tanto di conferma. E in questo caso lui sta lavorando. Lui sta lavorando sotto traccia, sta lavorando sott'acqua, ma a questo punto, se fosse quotata da un'agenzia di scommesse, io la presenza di Baraldi la scommetto subito. Guarda, io ti dico, cioè lo conosco abbastanza bene, come noto, secondo me in questo momento non è così in sella come può sembrare, nel senso, se c'è una tavola apparecchiata, come tante volte abbiamo detto, io credo che lui non sia tra i commensali, poiché possa essere tra i primi dei outsider, questo è un altro paio di maniche, e che possa essere tra i più autorevoli candidati, io sono d'accordo con te. Ma chi è che ha apparecchiato nessuno ha apparecchiato la tavola, La tavola è ben apparecchiata. Ma dipende da chi, per me non c'è nessuno che ha apparecchiato la tavola. E niente, invece, no, piuttosto secondo me lui ci teneva, a mio modo di vedere, prendere le distanze da qualcuno che forse voleva servirsi di lui per entrare su questo territorio. Mi sembra di interpretarla più in questo modo, perché adesso questo è un periodo che, insomma, qualche bidone, i nomi non li faccio perché così non rischio querele, però posso dire, ci sono dei bidoni che si avvicinano al Parma, che si vogliono fare pubblicità con il Parma, non dico i nomi, però ce ne sono che l'hanno fatto muovendo uffici legali, non uffici legali, eccetera eccetera. Perfetto, non si sa mai che magari qualcuno di questi vada per avere una certa presentabilità sul territorio, vada da Baraldi, che è sicuramente un nome spendibile, chiedendogli eventualmente, come dire, fammi. E giustamente lui magari ne può anche prendere le distanze da questi. Io credo, perché credo abbastanza alla sua smentita, lui è molto legato al discorso di Zanetti. Secondo me Zanetti, nelle due ipotesi di B e D, in questo momento lo vedo più distaccato rispetto ad altre possibili cordate, che sono tutte delle nebulose, chiaramente, perché non c'è niente di concreto davvero. Però, a mio modo di vedere, da quello che potrebbe essere la tavola apparecchiata, non lo vedo tra i commensali. Allora, Lorenzo, siamo in pubblicità, raffica di SMS. Ne leggo giusto due, Michele. Il primo, che ce lo manda un telespettatore che non si firma, fa una breve domanda a Enrico Boni. Dice: Boni, cosa ne pensa di Gianmarco Remondina, se si dovesse ripartire dai dilettanti?
E poi te ne leggo ancora un paio. In caso di Serie B riprenderai Marino o andrai su Novellino? In D panchina Cristiano Lucarelli o a Marco Torresani, che ha salvato per 2 anni i Crociati Noceto in Lega Pro facendo molto bene. Questo è Leo 84. Un altro magari dopo la pubblicità, Michele, o... Allora, ci fermiamo qualche istante, okay. Pubblicità tra poco. Ultimissimi minuti di Calcio e Calcio, 29esima puntata. Lorenzo Fava, allora c'era una domanda per Enrico, sì. Boni, se non sbaglio, posta da chi? Prima il telespettatore non si firmava, Michele, però diceva: Boni, cosa ne pensa di Gianmarco Remondina, no, se si dovesse ripartire dai dilettanti? Potrebbe essere una buona scelta. Remondina è un allenatore giovane, capace, il suo nome era già stato accostato al Parma, perché Remondina fece molto bene a Sassuolo, e fu un ballottaggio fra Remondina e Di Carlo. Esatto. Però Remondina ha un difetto. Remondina, come Ghirardi e come Gigi Cagni, è bresciano, quindi ci andrei piano ad andare intorno alla provincia di Brescia. Di Remondina 10-12 anni fa ne parlavano assolutamente, sì, quello che dici, quello che detto. Hai ragione, come un allenatore di grandissime prospettive. Michele, io non ho un messaggio da leggerti, ma una considerazione da farti, un nome da buttare lì nel calderone, nel caso in cui fosse Serie D come debito, perché non provare anche magari con il nostro amico Luciano Foschi, ex vice di Di Carlo, anche lui, e insomma, attualmente noi, al Pordenone. Noi però, Lorenzo, tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare Luciano Foschi, che è stato tante volte nostro ospite, è stato vice di Di Carlo in diverse esperienze, al Chievo e al Livorno, ultima esperienza anche al Pordenone. Noi però, è una battuta di raccomandazioni, non ne facciamo, ci mancherebbe. Gabriele Maio, prima di concludere ti volevo porre questa domanda. Tu che sei sempre molto attento anche alle dinamiche societarie e che stai seguendo i movimenti dei due curatori fallimentari, credi che Aned e Guiotto possano avvalersi di qui a breve, o comunque credi che lo dovrebbero fare, se dovessi dargli un consiglio, puntare su un dirigente specializzato nel mercato, nei rapporti con i calciatori e con i loro procuratori, per insomma sbrigare la matassa di contratti che ci sono da ridurre? Secondo me, una telefonata, sì, a un direttore sportivo per dire... Ti faccio anche il nome, dai. Sì. Sai che dovrebbero chiamare, visto, sì, che non possono chiamare per evidenti motivi Leonardi, dovrebbero chiamare in Borgia. Dovrebbero chiamare in Borgia. Adesso, al di là di tutto, sì, perché lui è un altro che conosce ovviamente tutta la montagna, no, di giocatori che è stata trattata, e forse potrebbe avere anche gli argomenti giusti sia con i procuratori sia con i giocatori per convincerli, diciamo così, a rinunciare nel presente il più possibile. Però attenzione, quella soluzione che dicevo già qualche settimana dietro, uno dei vecchi sistemi utilizzati da Ghirardi e da Leonardi era quello di convincere i giocatori a spalmare i propri contratti, certo. Per questo che abbiamo visto nel tempo rinnovi lunghissimi, perché erano tutti contratti così lunghi, perché giustamente diluivi nel tempo quello che poteva essere l'importo. È chiaro che se la cura dovesse essere la stessa che ha cagionato la malattia, non so quanto ci possa portare lontano, però d'altra parte bisogna pure fare delle scelte. Io credo che i curatori, che mi sembrano un po' star, e questo non vuol certo dire che non siano persone serie, però mi sembra che insomma gli piaccia abbastanza stare sotto i riflettori. Loro saranno bravissimi uomini di conti e quant'altro, ma il calcio è una brutta bestia, tra virgolette, cioè ci vuole qualche d'uno che questo mestiere lo conosce dal di dentro e che conosce determinate dinamiche, perché tra i vari creditori c'è una caterva di procuratori. E quindi insomma, giocando su questi equilibri, potrebbe forse venirci fuori la famosa riduzione. Loro da soli direttamente è vero che hanno un potere enorme. Ad esempio, parliamo della famosa messa in mora dei giocatori. Io credo che alla messa in mora non abbia poi dato più seguito nessuno, perché non è che lo svincolo sia automatico, lo svincolo deve essere autorizzato dal collegio arbitrale. Io ho molti dubbi che si arrivi a fine stagione con un collegio arbitrale che possa autorizzare uno svincolo di giocatori nei minuti in cui vai a diminuire la patrimonialità, e quindi si va contro le leggi fallimentari. Ma io
Uno però potrebbe obiettare, in questo periodo di spending review anche all'interno del Parma, andare a riaccollarsi una consulenza e magari neanche tanto economica, adesso indipendentemente però, dal allora, nome prima, che tu hai fatto certo, da altri. No, vabbè, adesso io ho indicato un nominativo perché è uno specialista della materia che conosce di che cosa si tratta, perché se tu devi andare a prendere un direttore sportivo qualsiasi che non conosce la materia, potrebbero anche essere soldi spesi male. Se lo vai a fare con un dirigente che conosce la materia, potrebbe essere una soluzione. Colonna, sei d'accordo? E chiudo solo un secondo. Bondi, che non era certo uno sprovveduto e che aveva un certo staff, perché aveva Angiolini e inizialmente anche Tracanella, però la prima cosa che ha fatto, appena si è insediato, ha chiamato Luca Baraldi come amministratore delegato, proprio perché nello specifico serviva uno del settore, meno male. Colonna, sei d'accordo con questa sollecitazione che arriva da Maio e secondo te i curatori a breve si avvarranno della consulenza di un direttore sportivo, di un manager sportivo? Ma a me se lo prenderebbe se non l'avessero già scelto. Cioè, io credo che sia logico. Sono curatori fallimentari, non sono specializzati nel calcio. Sarebbe una follia, cioè, una situazione così Preiti complessa. Preiti è sempre all'interno, non va dimenticato. No, però Preiti è Preiti sempre parte stato in causa. Poi io credo, non solo è auspicabile, ma mi sorprenderei se non fosse già avvenuto o non avvenisse. Enrico? Ma d'accordissimo sulla figura di Imborgia, però ragazzi, cioè, la sostanza è questa. Io la chiamo, io lo chiamo accanimento terapeutico, e il mio pensiero in conclusione va a tutte quelle persone, quei fornitori, quei debitori, quei creditori del Parma, che purtroppo in un modo o nell'altro non vedranno una lira, e nessuno pensa a loro, pensiamo a spalmare i debiti sportivi, ma piantiamola lì, risparmiamo quello che c'è da risparmiare, così prendono un pochino di soldi, forse lo prendino e andiamo e andiamocene in Serie D, che non ne posso più di questa. Però scusate, possiamo però dire una cosa, se andiamo in Serie D, costoro non avranno mai più la possibilità di lavorare col Parma Calcio, almeno per diversi anni. Se andiamo in Serie B, magari un contratto anche agevolato. Tu dici, quello di prima, ci mettiamo una pietra sopra, però ti rifacciamo. Però continuiamo a lavorare insieme. E speriamo che sia così. Allora, grazie a Francesco Colonna, Capital L'Espresso Online, lo ritroveremo anche nel corso della nostra stagione. Grazie ad Enrico Boni. Grazie. Tu, Enrico Boni, ne hai sempre per tutti, fai sempre, come ti ha detto il telespettatore da Firenze, il sapiente, ma dovresti... Lasciamo stare il telespettatore. Dovresti prenderti qualche camomilla di più. Grazie a Marco Zambonini, esperto analista finanziario, ci ha aiutato a capire meglio che cosa sono e come si muovono i fondi di private equity, questa brutta parola che speriamo possa diventare bella se associata al Parma. Grazie Zambonini. Buonasera. Grazie anche a Gabriele Maio, direttore stadiotardini.it. Lo trovate tutti i giorni con tante notizie, tante curiosità, tanti aggiornamenti. Scrive su stadiotardini.it anche il nostro Alessandro Dondi. Alessandro, chiudiamo con una notizia dal web. Una notizia dal web velocissima, poi consentimi una battuta di 10 secondi. Le dichiarazioni di Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com, che diciamo, lancia una stilettata a Tavecchio che secondo lui continua a vagheggiare l'interessamento di una fantomatica cordata americano-canadese di cui non si ha traccia. La battuta 10 secondi era per Enrico Boni sui suoi parametri anagrafici. Torresani del 55 è vecchio come la nonna. Remondina classe 58 è giovanissimo. Grazie, grazie a Lorenzo Fava. Grazie a te Michele, buona serata e buonanotte a tutti i telespettatori. Buonanotte, un abbraccio ad Enrico Boni. Dai, stasera lo avete preso a mazzata. Remondina ha giocato fino a 40 anni, informati Dondi, fino a 40 anni ha giocato. Buonanotte, arrivederci. Perché io sono incazzato e questa rabbia la trasmetto alla gente, per questo dico andiamocela a riprendere. Io sono ancora incazzato, può darsi a qualcuno gli è passata, a me non mi passa, perciò sono incazzato, con me è incazzato il presidente, con me sono incazzati i giocatori e spero che siano incazzati sempre nel lecito e che se ne dica tutti i nostri tifosi.